tutto con senza come dire. Allora, Presidente, la scelta di Favara non è assolutamente casuale. No, no, traiamo spunto da quello che è accaduto il 23 gennaio affinché questi eventi drammatici non possano più ripetersi, e quindi oggi gli addetti ai lavori, le rappresentanze delle professioni, degli ambientalisti, delle imprese, dei costruttori, dell'università si confrontano su questo tema. Noi siamo convinti che le politiche di gestione del territorio degli ultimi decenni abbiano di fatto svuotato i centri storici, prediligendo un'espansione urbanistica talvolta poco proporzionata con il reale fabbisogno della comunità. Questo ha determinato lo svuotamento poi porta al degrado, porta all'abbandono e poi con notevoli rischi per la pubblica incolumità, sino ad aggiungere agli episodi di cui abbiamo parlato poc'anzi, che auspichiamo non possano mai ripetersi. Quindi oggi stiamo già parlando di promuovere una riforma urbanistica, intanto per dotare il nostro territorio dei piani di strumenti di pianificazione con tempi certamente meno geologici di quelli attuali. Per ora un piano viene approvato dopo 10 anni, quando oramai è passato, perché è stato superato dai fatti. E poi auspichiamo una riforma urbanistica che rilanci intanto i principi della pianificazione moderna, come la perequazione, la sussidiarietà, la copartecipazione, la copianificazione, la partecipazione con la società civile e soprattutto una riforma che rilanci il progetto al centro della gestione del territorio. Oggi noi pianifichiamo il nostro territorio, ci occupiamo soltanto di metri cubi, metri quadri, di stacchi, altezze massime, ma nulla si dice dell'architettura. No? Il risultato è che il nostro patrimonio edilizio è sempre più depauperato dal punto di vista architettonico. Negli anni Ottanta si è parlato tanto di decentramento, infici importanti del centro delle città sono stati portati in periferia, ad Agrigento ne abbiamo alcuni esempi, il Tribunale, l'Università stessa. Queste politiche sono state certamente deleterie, io sono per stimolare una inversione di tendenza di questa politica. Bisogna portare invece gli uffici al centro, bisogna portare la gente al centro, le botteghe al centro, bisogna incentivare i cittadini affinché possano investire nel centro storico, nella loro casa, affinché un artigiano sia stimolato a riaprire quella bottega che caratterizzava il centro storico sino a qualche decennio fa. Quindi tutte queste politiche unitamente anche a politiche che incoraggino la creazione di alloggi a canone sociale, non fuori ma all'interno dei centri storici, all'interno soprattutto del patrimonio edilizio esistente, quindi nel processo di recupero dell'esistente. In tutto questo il piano casa, come è stato recepito alla Regione Sicilia, aiuta o c'è qualcosa da rivedere? L'elemento positivo del piano casa è la possibilità di sostituire l'edilizia ammalorata, degradata, rottamare le periferie diciamo degradate attraverso questo processo di sostituzione, di demolizione e ricostruzione con incremento della cubatura, che è funzione del rispetto delle regole fondamentali della bioedilizia, della bioarchitettura, del risparmio energetico, del buon costruire, della qualità architettonica, e quindi noi riteniamo questa norma sicuramente positiva. Poi ci sono anche aspetti negativi, che sono quelli, le difficoltà a ampliare le strutture, perché è difficilissimo con un occhio quella alle prescrizioni della nuova normativa sismica entrata in vigore a luglio dopo il terremoto dell'Abruzzo. Questi interventi di ampliamento strutturale sono davvero quasi irrealizzabile. Poi noi aspettavamo, e siamo ancora fiduciosi, che possa venire con un provvedimento suppletivo l'istituzione del fascicolo del fabbricato, quale elemento indispensabile per promuovere, per assicurare un monitoraggio sulle condizioni di stabilità del nostro patrimonio edilizio esistente, una sorta di libretto sulla salute dell'immobile, dove un professionista abilitato possa annotare con una cadenza magari quinquennale gli esiti
di apposite verifiche che riguardano non soltanto gli aspetti strutturali ma anche a quelli di un funzionamento degli impianti tecnologici, perché molto spesso i crolli non sono determinati soltanto dai cedimenti strutturali ma anche da malfunzionamento di una stufa, di una caldaia. Lei rappresenta una categoria importante, gli architetti, c'è anche un problema di burocrazia. Il problema della burocrazia c'è, ma non credo che sia fondamentale per qui. Per qui non è un problema di ritardi, qui è un problema di politiche adottate nel verso sbagliato. Non è, cioè, magari la burocrazia può essere responsabile perché un piano regolatore arrivi dopo 10 anni. Però anche per avere singoli pareri, si presentano progetti, passa sempre ancora tanto tempo prima di avere un parere che sia negativo o positivo? Senza dubbio questo è negativo, tant'è che io da capo del Genio Civile ho attivato servizi di deposito a vista. Se lei viene al Genio Civile, deposita pratiche che riguardano l'edilizia privata in giornata, non deve venire 2 volte, non deve venire 3 volte, viene in mattinata e lo ha depositato. Certo, tutti dovremmo un attimino attivare questi processi, talvolta il tessuto è fertile, il terreno è fertile, quindi si arriva subito a fare questo, talvolta invece è meno fertile e i dirigenti trovano più difficoltà. Con 3 parole riusciamo a sintetizzare, forse sono poche, però in sintesi, 3 parole per stabilire le priorità, quello che serve, cioè su cosa bisogna muoversi per rilanciare il centro storico ad Agrigento, nella provincia, in genere, nella regione siciliana? Ripopolazione dei centri storici, riqualificazione degli spazi pubblici, politiche complementari di incentivi.